vaccini contengono cellule fetali? La risposta a questa domanda in realtà non è così banale come potrebbe sembrare. In realtà no. Ok, i vaccini non contengono cellule fetali. Il vaccino che arriva in mano al medico per essere iniettato a voi o ai vostri figli contiene solamente quello che ci deve essere, quindi i principi attivi del vaccino, eventuali adiuvanti, conservanti e così via, ma assolutamente nessuna cellula che non deve esserci, quali per esempio cellule fetali, cellule umane, cose del genere. Tuttavia queste cellule sono utilizzate nel processo di produzione dei vaccini. Perché, direte voi, perché questi scienziati pazzi usano le cellule dei feti per produrre i vaccini? Facciamo un passo indietro. Ricordate il primo video, quello immunità e patogeni, nel quale avevamo visto le varie tipologie di batteri e virus che possiamo incontrare? Ricorderete che avevamo scoperto come alcuni patogeni sono obbligati, sono costretti a infettare le cellule dell'ospite, altrimenti non crescono. Questo vale in particolare per i virus. Qualsiasi virus, ricordatevi, che è composto solamente da un acido nucleico, DNA o RNA, circondato da una capsula di proteine, più diciamo, altri meccanismi poi che vengono utilizzati per l'infezione. Ma in ogni caso il virus non ha a disposizione tutto il macchinario complesso che ha a disposizione una cellula per riprodursi. Il virus è costretto a infettare la cellula, se non la infetta non vive. Per questo stesso motivo non possiamo coltivare virus in laboratorio se non ci sono cellule da infettare. Il virus è costretto a crescere e a riprodursi all'interno di una cellula. Ci servono quindi delle linee cellulari che possono essere infettate. Ma potreste dire, va bene, prendiamo per esempio delle cellule animali. Perché devo usare delle cellule umane? Come facciamo degli esperimenti, che ne so, sui maiali o sui cani, prendiamo delle cellule che derivano dai maiali o dai cani. In realtà molti virus sono specifici, cioè sono virus che magari colpiscono solamente le cellule umane, per cui siamo costretti a usare cellule umane. Ora, va precisato che quando diciamo che si utilizzano cellule umane, non vuole dire che si va dai pazienti, si rubano le cellule ai pazienti, si utilizzano per crescerci virus. Ci sono delle culture cellulari che si utilizzano e che si tramandano, cioè queste cellule si riproducono e man mano che si riproducono vengono utilizzate per continuare la produzione di vaccini. Si utilizzano quindi spesso delle cellule immortalizzate. Ovviamente non tutte le cellule possono essere immortalizzate, cioè possono riprodursi all'infinito. In certi tipi di culture cellulari, per esempio, poi devono essere fresche. Ma questo non riguarda tanto i vaccini. Nel caso dei vaccini si utilizzano principalmente cellule immortalizzate. Che vuol dire cellule immortalizzate? Vuol dire che voi avete una piastra all'interno del quale le cellule crescono aderendo alla superficie. Aderiscono alla superficie, vengono infettate con i virus si riproducono e una volta che si sono riprodotti vengono estratti dalle cellule, trattati, si fa tutto quello che si deve fare e poi utilizzati. Quindi ricordate, alcuni virus vengono uccisi, per esempio, perché abbiamo dei vaccini che contengono dei patogeni inattivati. Quindi alcuni vengono uccisi o vengono estratte solamente delle parti che servono per dare la reazione immunitaria. In certi casi non vengono uccisi, per esempio nel caso dei vaccini a virus attenuati, il virus deve essere vivo, anche se è privo della parte patogena. In ogni caso vengono appunto estratti dall'ospite, quindi vengono estratti dalla cellula. Quindi questo punto è per dirvi che nei vaccini non ci sono cellule. Perché? Perché c'è soltanto i virus. La cellula serve prima perché il virus deve crescere nella cellula. E cosa c'entrano i feti?
Beh, queste cellule si devono riprodurre. Ora, pensateci un attimo. Quali sono quelle cellule che possono riprodursi all'impazzata senza bisogno di stimoli particolarmente sofisticati? Sono di due tipi: o le cellule tumorali o cellule provenienti da tessuti fetali. Le cellule tumorali sono in assoluto quelle più utilizzate nel mondo nei vari laboratori di biologia. Per esempio, le più famose sono le cosiddette cellule ELA da Henrietta Lacks, la paziente dalle quali furono prelevate. Sono cellule di tumore del collo dell'utero che oggi sono utilizzatissime, sono la linea cellulare più utilizzata in assoluto. In realtà, in questo caso, per la produzione di alcuni vaccini, in particolare per i vaccini rosolia, epatite A, varicella, herpes zoster, adenovirus di tipo 4 e 7 e per la rabbia, sono invece utilizzate delle cellule che derivano da che sono state prelevate da alcuni feti a seguito di aborti terapeutici. Quindi questo è fondamentale. Non è che è stato provocato l'aborto per prendere le cellule. Sono delle donne che hanno abortito, ok, per motivi di salute loro, e alcune di queste cellule sono state prelevate per essere coltivate. Ovviamente non è che qualsiasi cellula che viene prelevata poi funziona, quindi ci sono stati tantissimi tentativi. Di tutti questi tentativi si è riuscito a isolare due linee cellulari. La prima, in entrambi i casi si tratta di cellule derivate dal tessuto polmonare. Un caso sono le cellule VI38 che derivano dal Wistar Institute di Filadelfia. Sono state prelevate quindi a Filadelfia. Il secondo caso riguarda delle cellule prelevate nel 1966 in Inghilterra. Sono state coltivate presso il Medical Research Council di Wiltshire e sono chiamate appunto MRC5. Quindi queste due linee cellulari effettivamente derivano da cellule fetali, cioè sono cellule fetali che sono state prelevate da feti abortiti, quindi in un caso mi pare intorno agli anni 50, da qua non c'è la data, e nell'altro caso 1966. Sono quindi 50 anni che queste cellule si riproducono in vitro, quindi nei laboratori, e vengono utilizzate per la produzione di vaccini. Però ovviamente poi non sono utilizzate per la produzione, per la riproduzione di virus, come terreno di cultura in un certo senso, ma non sono presenti poi nel prodotto finale. Allora potresti dirmi: ok, ma per esempio io sono pro-life, sono contraria all'aborto e quindi ho un problema etico. In realtà no, non è così, infatti anche la Chiesa, che come sapete ha delle posizioni abbastanza chiare e definite sull'aborto, ha confermato che non c'è nessun problema etico nell'utilizzare vaccini, anche se in laboratorio poi sono utilizzate questo tipo di cellule. Dato, come dicevo prima, non è che i bambini sono stati abortiti, i feti sono stati abortiti apposta, cioè è capitato, sono donne che hanno abortito, chissà quante hanno abortito, e sono stati fatti tantissimi tentativi e alla fine si è arrivati a isolare queste cellule, ok? Però ecco, dal punto di vista etico quindi non c'è assolutamente nessun problema. Paradossalmente ci sono più problemi etici, per esempio legati alle cellule ELA, ma quella è un'altra storia che forse un giorno vi racconterò. Bene, vi ringrazio per essere qui con me. Vi ricordo che giù in descrizione trovate i link a tutti i video con le domande sui vaccini: autismo, mercurio, sicurezza dei vaccini, un sacco di cose. Quindi guardateli pure, guardate anche i video precedenti che sono fondamentali per comprendere questi qua. Grazie per avermi seguito, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!